Una delle cose che mi hanno colpito di più negli ultimi tempi è il pensare che la Terra gira da milioni di anni intorno al Sole senza cadergli sopra, ma soprattutto senza consumare energia. Mentre la mia automobile, che beveva molto, l'anno scorso ha fuso il motore vicino a Varese e le mie scarpe si sono tutte consumate. Sarebbe bello se si riuscisse ad eliminare quella malattia sottile che è l'invecchiamento, ottenendo così un prolungamento della vita. Così come l'abolizione dell'attrito garantisce un prolungamento indefinito del moto della Terra attorno al Sole. Molti scienziati stanno studiando con successo le ragioni dell'invecchiamento. Ma c'è un'altra via interessante e parallela, la ricerca sulle cellule staminali. Ne ho sentito parlare spesso, ma non so esattamente che cosa siano e a che cosa servono. L'evoluzione della vita animale, ma anche quella del genere umano, ci mostra come i processi di selezione naturale abbiano tenuto principalmente in conto la conservazione della specie e molto meno quella dell'individuo. Ma da poco più di mezzo secolo, con lo sviluppo della moderna medicina, è sopravvenuta la consapevolezza di poter evitare sempre più spesso la morte per malattia. E questo ci ha dato l'impressione di avere il potere di spostare l'ago della bilancia evolutiva verso l'individuo più che verso la specie. In questi ultimi anni, i progressi della biologia nell'impiego delle cellule staminali ci fanno prevedere la concreta possibilità di rimediare a molti dei danni conseguenti alla vecchiaia, frenandola e rimandandola in attesa di poter un domani fare ancora di più. Ma cosa hanno di tanto particolare queste cellule staminali? Perché sono così diverse dalle altre del nostro organismo? Sono cellule primitive indifferenziate, non specializzate, dotate della capacità di replicare indefinitamente se stesse ed in seguito di trasformarsi in altri tipi di cellule. Possono quindi, in linea di principio, produrre cellule del fegato, formare tessuti cutanei, ricostruire ossa o parti del cuore. Il nome deriva da stame, che significa ceppo, origine. Le cellule staminali più versatili ed attive si trovano nell'embrione, cellule staminali embrionali, dal quale possono venire prelevate durante i primi stadi, 6-7 giorni. Ma esistono cellule staminali anche nei tessuti adulti, in quanto svolgono la funzione di sostituire cellule che muoiono e riparare eventuali danni ai tessuti. Quando un organismo vive, infatti, le sue cellule sono sottoposte in continuazione ad un decadimento che le porta alla morte. Fino a qualche decennio fa, si pensava che le cellule continuassero a dividersi per soddisfare il bisogno di nuove cellule. Dopo la scoperta delle cellule staminali, si è capito che alla base dei processi di divisione cellulare che mantengono in vita un organismo, ci sono cellule staminali adulte alle quali è affidato l'incarico di intervenire in caso di necessità per operare le riparazioni necessarie. La medicina moderna è riuscita a combattere efficacemente quasi tutte le malattie originate dai batteri e molte originate dai virus. Le malattie che ora mietono più vittime sono quelle collegate al malfunzionamento dei tessuti che compongono gli organi: cancro, malattie cardiache, ictus.
La nuova frontiera della medicina è quindi la lotta a queste malattie e in questo le cellule staminali sono sicuramente destinate ad un ruolo molto importante. Ma sono ancora pochi, rispetto alle loro straordinarie potenzialità, gli impieghi sull'uomo, nonostante gli enormi successi già ottenuti sugli animali. I rischi, infatti, sono ancora difficilmente valutabili, in quanto i meccanismi che governano la vita di queste cellule sono ancora in buona parte oscuri. La prima pratica di terapia cellulare sviluppata dalla medicina è stata per la cura delle leucemie con trapianto di cellule di midollo osseo. In questo modo sono state salvate centinaia di migliaia di vite umane. Grazie alle cellule staminali dell'epidermide è possibile generare lembi di pelle in laboratorio. Trapiantando i tessuti così ottenuti, si possono curare gravi ustioni. Un metodo analogo è utilizzato per il trapianto di cornea. Alcuni gruppi di ricerca stanno analizzando le staminali del cervello, scoperte di recente, e le staminali embrionali per poter sostituire le cellule difettose in pazienti affetti dal morbo di Parkinson. Si sta cercando di utilizzare le cellule staminali del cuore, le cellule staminali del midollo osseo ed altri tipi di staminali per generare tessuto cardiaco e ricostruire le parti danneggiate da un infarto. Guardando a questi ultimi anni di vertiginosi cambiamenti della qualità della vita dell'uomo e della sua durata, viene spontaneo paragonarli ai tempi evolutivi del passato. L'uomo, frutto di 250 milioni di anni di evoluzione dei mammiferi, compare circa un milione di anni fa e rimane fisicamente immutato, per quanto ne sappiamo, almeno per tutti gli ultimi 5.000 anni. Ed ora, nel giro di soli 20 anni, l'intelligenza dell'uomo sembra quasi volersi sostituire ai meccanismi della selezione naturale. Una svolta entusiasmante, questa. Ma guardiamoci un po' attorno con spirito critico e se ne siamo capaci anche dentro a noi stessi. Dovremmo proprio lavorare ancora molto per essere tutti preparati a gestire degnamente una simile conquista. Quando ero bambina, avendo saputo che Charlie Chaplin aveva avuto un figlio a 80 anni, pensai che una persona non più giovane, potendo mettere al mondo un figlio, avesse dentro di sé un grande potenziale di giovinezza. Sarebbe molto bello, mi dicevo, se una parte di quel potenziale di giovinezza potesse essere trasferito su tutti gli uomini per indurli a un ringiovanimento. Beh, mi sembra che quel mio sogno ingenuo di bambina ora si stia avverando davvero. La tua visione un po' romantica coglie l'essenza della straordinaria avventura legata alle scoperte quotidiane delle magiche proprietà di queste cellule. I salti più grandi dell'umanità sono iniziati sempre con un sogno.